mi dice, mi chiede, direttore, è possibile, ove ci sono le condizioni, poter integrare il mio gruppo di lavoro, perché si è portato il suo gruppo di lavoro, integrare il mio gruppo di lavoro con le figure che già avete a Salerno, tipo il preparatore di portieri Gigi Genovese e tutte le altre figure. Dopo un colloquio che ho avuto ieri con Antuono, con queste figure, ha deciso di integrare nel suo staff. Una cosa, per quanto mi riguarda, fuori dal comune, una cosa che mi ha veramente lasciato sbalordito, perché ha dato la dimensione dell'uomo con Antuono, cioè una persona che ha un carisma e che evidentemente non bada a queste stupidaggini di azzerare o quant'altro. Io ho finito, vi prego di non farmi domande perché devo andare al campo, piuttosto rivolgetevi al mister e gli diamo tutti quanti noi il benvenuto. Ma la rosa la conosco, perché intanto aspetta, prima di rispondere alla domanda, anch'io mi associo al saluto a Bollini, e quindi lo ringrazio per quello che ho trovato. Comunque ho trovato una squadra in discrete condizioni, anche se ho fatto soltanto un allenamento, per cui lo saluto con stima, con affetto. Purtroppo noi lo sappiamo chi fa questo mestiere, io sono un po' più vecchio di carriera, so benissimo che capitano queste situazioni, insomma, però lo saluto con stima e con amicizia, e sicuramente avrà modo di rimettersi in pista quanto prima, perché a mio avviso è un allenatore preparato. Detto ciò, mi sono preso del tempo per riflettere, non perché non ero convinto del discorso Salernitana, perché volevo capire bene un po', insomma, ero tornato l'anno scorso in Serie B dopo qualche anno e volevo... c'era tornato con grande entusiasmo. Sono stato in una piazza che, tra le altre cose, è gemellata con questa, in una piazza dove mi sono trovato veramente molto bene. Purtroppo, per una serie di vicissitudini, non siamo riusciti a raggiungere quel traguardo che ci eravamo prefissi. Noi l'anno scorso non andavamo a vincere, poi è stato scritto tante cose, non andavamo a vincere nessun campionato, dovevamo provare ad attaccare i playoff, perché quando sono arrivato, insomma, la situazione era un po' simile a questa, era un po' fuori dal discorso playoff, lì vicino a 4 punti anche lì, e non ci siamo riusciti, ci abbiamo avuto un sacco di infortuni, senza stare a tirare fuori la storia. Volevo aspettare per capire bene se anche quest'anno riscendere in Serie B. Per fare le cose ci vuole grande entusiasmo, per cui ho parlato con lo staff, ho parlato con i miei collaboratori, che sono delle professionalità eccellenti, ci siamo confrontati e abbiamo accettato di corsa poi alla fine sto discorso qui, anche perché io con la proprietà, in questo caso mi riferisco a Claudio Rodito, ho rapporti che vanno avanti da tempo, il direttore lo conoscevo, so che tipo di profilo è nel nostro ambiente, mezza Roma l'ho conosciuto nelle nostre riunioni, è un'altra persona di livello, per cui fatti tutti questi discorsi qui, abbiamo fatto due chiacchiere, chiaro, poi ci sono delle trattative, ci sono degli accordi, va smussato qualcosa, va limato, queste cose vanno fatte ci vuole del tempo, anche perché poi la proprietà, come sapete, ha anche aveva anche altri impegni da un'altra parte, perché insomma c'era la Lazio che giocava, per cui è passato un po' di tempo, però poi alla fine trovate le condizioni giuste, abbiamo accettato e siamo arrivati molto felici di arrivare. Il programma è di cercare di fare sempre il meglio possibile, poi non è detto che se parti per andare in Serie A tu ci vada, perché un conto le cose è dirle e un conto poi è farle. Gli obiettivi io credo che vanno raggiunti, non è che vanno poi sbandierati a destra e a sinistra. La Serie B è un campionato molto particolare, voi che lo seguite settimanalmente e avete addirittura la situazione ben più presente di me, sapete bene che con 2 vittorie entusiasmo alle stelle, perché vai subito in una classifica di un certo tipo, magari 2 sconfitte ti riabbassi e vai in zona play-out, perché purtroppo il campionato dice questo. Gli obiettivi sono quelli di fare meglio possibile, sicuramente, senza stare a indicare questo piuttosto che quello. E per fare questo bisogna lavorare, bisogna avere grande compattezza, grande voglia di fare, non abbattersi se ci sarà qualche momento negativo, perché nel calcio i momenti negativi li attraversano tutti, non esaltarsi quando le cose vanno molto meglio, e quindi grande equilibrio e grande voglia di fare. Io quello che posso promettere, perché promesse poi neanche mi piace farle,
sono una persona ambiziosa perché la Serie B in passato l'ho fatta e ho avuto anche il piacere, la fortuna, quello che volete anche di vincerla e quando non l'ho vinta ci sono andato vicino, per cui so che tipo di campionato è. Questo è diverso addirittura negli ultimi anni perché possono partecipare a un discorso di playoff più squadre, però è anche vero che poi nel cuscinetto intermedio, se stai nel cuscinetto intermedio, ci vuole un attimo anche ad andare dall'altra parte della classifica. Quindi è chiaro che bisogna avere molto equilibrio, però noi vogliamo fare bene. Io sicuramente prometto grandissimo lavoro, grandissima voglia di fare. È una squadra questa, da quello che ho potuto vedere stamattina, che comunque partecipa molto attivamente a quello che gli proponi, è molto attenta. Io l'allenamento lo vivo molto, per cui sollecito molto i ragazzi e questo posso dirvi, grande lavoro, non ci precludiamo sicuramente, ma sarebbe anche stupido precluderci qualcosa, noi dobbiamo lavorare, fare bene, è chiaro che se fai bene e fai una buona striscia di risultati puoi trovarti in una posizione alta della classifica, del resto, e questo è innegabile, io credo che tolte due o tre squadre che sicuramente hanno vuoi per budget, vuoi anche per rosa perché comunque stavano facendo la Serie A, possono avere qualcosa più delle altre, però poi per il resto mi sembra un campionato molto equilibrato, lo dice la classifica e può accadere di tutto. Ora starà a dire che l'obiettivo è la Serie A, l'obiettivo è lavorare sodo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, essere professionisti e professionali sotto ogni punto di vista, sotto ogni sfaccettatura, anche quando andremo a mangiare al ristorante un piatto di pasta in bianca, massima professionalità, massima dedizione alla causa, siamo qui per la Salernitana, non ci debbono essere altri pensieri, altri impegni, noi dobbiamo lavorare 24 ore su 24 per questa squadra e cercare di fare il meglio possibile, poi se saremo stati bravi, quando sarà il momento andremo a tracciare un bilancio. Ma tutto quello che possiamo portare a casa lo dobbiamo portare a casa senza lasciare nulla al caso. Buonasera. Io questo lo scoprirò strada facendo, perché ho fatto solo un allenamento, ho visto qualche partita chiaramente in televisione, ma non so, oggi questa squadra è fuori dai playoff, qualche settimana fa era dentro però, quindi rifaccio un po' il discorso che ho fatto poc'anzi, insomma, dipende solo da noi mantenere una striscia di risultati positivi per cercare di stare in maniera più stabile in quella zona della classifica. I playoff li possono fare tutti, io credo. Sì, ma noi col Presidente abbiamo fatto dei discorsi con la proprietà, abbiamo fatto delle analisi, le abbiamo condivise, ci mancherebbe, e ci attrezzeremo per un certo tipo di discorso, ci dobbiamo, ripeto, ma chi è che in questo campionato, lasciamo stare le posizioni di vertice, chi è che in questo campionato tutto sommato non fa un pensiero ai playoff? Se guardate la classifica, addirittura le squadre che oggi sono dentro al discorso play-out potrebbero con due risultati, tre risultati positivi essere riproiettate già quantomeno avvicinarsi alle prime posizioni utili per fare i play-off. Quindi credo che questo è un discorso al quale puntino un po' tutti. Poi è normale, se ti dice male ti trovi lì sotto, perché la storia ci insegna che una squadra che 2 anni fa aveva fatto la finale per vincere, per andare in A, poi l'anno scorso purtroppo si è trovata ad andare giù, perché è molto sottile questo passaggio. Noi dovremmo cercare di provare a fare un certo tipo di discorso, ci mancherebbe. Vogliamo migliorare, vogliamo fare qualcosa di più se è possibile. Tavarino, buongiorno. Sì. Benvenuto e buon lavoro a Salerno. Sì. Tallarino, quotidiano della città. Mi ricollego alla sua ultima affermazione, cioè ci attrezzeremo.
Già lo so dove vuoi. Ma lo ammisco l'argomento, ovvio ci sono tre partite, lei ha bisogno di valutare il materiale umano a disposizione, risponderebbe più o meno così. Però volevo chiederle, visto che lei stesso ha detto, abbiamo fatto discorsi con la proprietà, e visto che la proprietà, il direttore sportivo stesso, utilizza molto spesso come frase non c'è limite al meglio, se questo meglio lei ha cominciato a... No, non ne abbiamo parlato neanche, perché io per una forma di rispetto nei confronti dei giocatori che stanno adesso lavorando qui, non andrei mai a parlare di, al di là che non l'abbiamo fatto, ma non andrei mai a chiedere nulla. Ho letto qualche cosa anch'io, che avrei fatto due richieste di Gennaro, avevo letto se non sbaglio, e Salzano addirittura. Io non ho richiesto assolutamente. Ma in realtà non sono gli ultimi arrivati. Ma no, ma al di là sono gli ultimi, i primi. Non ho parlato di nessuno, anche perché io arrivo in un gruppo, figurati se io arrivo in un gruppo. Appena arrivato mi metto a chiedere ai giocatori e manco di rispetto a quelli che comunque fino a gennaio stanno qui. E per me possono stare qui pure fino a giugno. Poi sapete bene quali sono le dinamiche del calcio. Magari chi non gioca viene a chiedere di andare a giocare altrove, però io non parlo di nessuno, io alleno questi e c'ho questi. Non vuoi rispondermi, lascio spazio sui due colleghi. No, non è un tuo. Guarda, io non è. No, aspetta. Io sono una persona abbastanza schietta. Io ti dico le cose come stanno, non è che mi rifugio. Io non ho chiesto veramente nulla. Io guardo la squadra, rispetto quelli che ci sono, perché noi dobbiamo fare con questi. Dobbiamo riuscire a fare con questi. Stop. Marotta, poi vediamo. C'è tempo, Marotta. Mister, buongiorno, Gianni Marotta, ciao. Mattino, tipo Giuseppe. A Naso è la prima volta, senza entrare nei dettagli, che la proprietà fa un investimento importante su un allenatore importante, che ha un passato importantissimo in Serie A e ha vinto anche in fine le poche esperienze. Questa è una cosa che la responsabilizza ulteriormente, ove mai ne avesse ancora bisogno, perché non ha bisogno di ulteriori responsabilità, però è una cosa che la responsabilizza ulteriormente, e quella famosa causa, ce la può confermare o meno, di opzione promozione, è qualcosa che in un certo senso ha caricato ulteriormente la piazza, perché insomma c'è sempre quel nodo che credo lei conosca della proprietà, sul discorso della multiproprietà, e quindi tanti tifosi dicono non abbiamo la possibilità di sognare. Cioè l'arrivo di Colantuono viene visto anche sotto questo profilo, la responsabilizza maggiormente. Poi ci provo al discorso dei rinforzi, lei giustamente dice devo guardare la squadra, ma in questo momento la Salernitana ha 23 punti, ne mancano 3 alla chiusura del girone. Secondo lei si è fatto almeno una tabella della chiusura del girone, a quanto? No, non l'ho fatta, guarda, perché io vivo partita dopo partita, e soprattutto da ogni partita bisogna tirare fuori il massimo. Il mio discorso è sempre il solito, affrontiamo step by step, poi vedremo quello che dice la classifica e quello che dove saremo noi, senza staffare. Però io so che sogna già col faccia chiave. Mamma, te l'ho detto io, no? Ma è normale, io penso che chi prepara una partita cerca comunque di preparare una partita per andare a fare il meglio, è normale. Poi lo vedremo se saremo bravi a Chiavari, contro l'Entella, a fare un certo tipo di gara. Teniamo presente che sta squadra 2 settimane fa in casa ha battuto il Bari, che ha fatto. L'Entella col Bari ha vinto, noi andiamo lì. E quindi è una squadra che anche lei probabilmente ci avrà mille di un certo tipo. Questi sono discorsi che noi faremo settimana dopo settimana. Per quello che riguarda il discorso che facevi del presidente, che tra le altre cose del presidente, la proprietà, ripeto, mezza Roma, che devo ringraziare comunque per la stima e la fiducia che mi hanno manifestato. Noi abbiamo fatto dei discorsi generali. È chiaro che tutti sono ambiziosi. Questo campionato, per come è strutturato, deve darti ambizione. Poi non lo so, poi vedremo quello che succede. Ripeto, è aperta per tutti una finestra. Ma la responsabilità io, guarda, ce l'ho sempre, al di là che sono stato cercato da Lotito, Mezzaroma e Fabiani, piuttosto che magari, se accetto un incarico, accetto una cosa, la faccio sempre per me. Salerno è Real Madrid, cioè questo voglio dire, non è che sono venuto qui, avevo bisogno del contrattino da strappare per venire a svernare, insomma me ne stavo a casa tranquillamente. Un piatto di minestra a casa ce l'abbiamo tutti, voglio dire. Sono venuto qui perché credo che intanto la società e il prestigio della piazza è importante, e è una piazza blasonata, insomma. È una piazza calda, è una piazza dove c'è tifo, dove ci sono presenze, dove è bello, insomma, giocare, perché giocare con lo stadio, con una curva e con uno stadio così è anche gratificante. Poi dovremmo essere bravi noi a portarceli dalla nostra parte.
per una serie di molteplici motivi, questi qua sono quelli che mi hanno spinto ad accettare Salerno. Navagliano? La clausola della promozione, io ho un contratto che credo che è noto, il contratto, l'accordo che abbiamo fatto, insomma abbiamo fatto un contratto per 2 anni e se fra 2 anni saremo in Serie A scatterà anche il terzo anno, altrimenti no. Vogliamo però ragazzi, se no... Ma no, ma quello lo... Voi mi volete far parlare per forza di Serie A, ma porta pure male parlare di Serie A, io capisco perché. Avagliano poi Guerriero. No. Avagliano poi Guerriero. Ma no, io. Ma nessuno può fare la comparsa. Noi dobbiamo provare a. Non dobbiamo, ripeto, non mi piace a me parlare di obiettivi, perché sembra voler fare. Concedetemi il. Quelli che i fenomeni. A me piacciono i profili molto bassi, mi piace molto lavorare. Credo che questa squadra abbia delle buone qualità e andremo a vedere cosa saremo capaci di fare nelle prossime settimane. Avagliano, poi Guerriero. Sì. 4-3-3, ci sono ancora 3 partite da giocare. Sì. Le chiedo una sua opinione in merito a questa squadra, come può disporsi, e poi il modulo è fondamentale, non le chiederò nomi, non me li dirà, ma anche in chiave mercato, cioè bisogna capire con quale modulo giocare per poter attrezzarsi. Ma guarda, ed avere giocatori in quest'ottica, mi scuso se mi dilungo, le chiedo se un giocatore come Alessandro Rosina può rientrare nei piani, può essere recuperato da Lega. Tutti i giocatori che stanno a disposizione fanno tutti parte del progetto e tutti si devono sentire importanti, perché io fino a che qualcuno non verrà a dire di voler cambiare aria per sua scelta non tengo in disparte nessuno, dal più giovane al più anziano, per quello che riguarda anziano tra virgolette, per quello che riguarda il sistema di gioco ho delle idee, ma che possono essere tranquillamente rivedibili. È chiaro che per questa partita, dove non c'è stato molto tempo, dove non ci sarà molto tempo per prepararla, andrò a non complicare sicuramente le cose, probabilmente proporrò qualcosa che non è più semplice, ma qualcosa che credo questa squadra può fare e probabilmente gli dà meno complicazioni, diciamo così. Non lo so ancora, questo qui lo sto valutando. E poi il sistema di gioco lo andremo a vedere. Io l'anno scorso spesso l'ho cambiato, nella mia ultima stagione in Serie A ho giocato prevalentemente con 3-5-2, poi ho fatto 4-3-3. È vero quello che dici tu, perché all'Atalanta avevamo una squadra costruita per un certo sistema di gioco e sono andato avanti con quello perché credo che era quello che ci potesse dare più garanzie. Il campo, tra le altre cose, ha dato delle risposte molto importanti e per cui ho fatto quello. Poi vedremo. Io non sono un integralista, mi fido molto delle sensazioni che mi danno i giocatori e soprattutto cercherò i giocatori di metterli come poi è successo anche nelle partite che hanno fatto con Bollini nel miglior ruolo possibile. Speriamo soltanto che non capitino come è successo purtroppo alla Salernitana in alcuni frangenti e Bollini si è dovuto un attimino ingegnare, perché poi ci sono stati parecchi difensori fuori. Ecco, quando capitano quelle situazioni là, allora sono problemi, perché le ho vissute sulla mia pelle l'anno scorso e allora ti devi ingegnare e devi andare a tirare fuori altre situazioni. Guerriero? Buonasera. Buonasera. Ma per quello che riguarda la situazione è molto simile a quella di Bari, la situazione nel momento in cui io sono arrivato, perché era una situazione molto, veramente molto simile, era 4 punti dai playoff credo e 3, noi eravamo 3 o 2 dai playoff, forse 3 se non vado errato, quindi molto simile. Poi lì abbiamo fatto una grande rincorsa, eravamo addirittura arrivati poi successi mille problemi, quindi da questo punto di vista è molto simile. Per quello che riguarda il discorso, la prima domanda che mi hai fatto, è chiaro, io la squadra la voglio vedere sul campo, posso essermi fatto un'idea per le mie conoscenze di alcuni calciatori che però io ho visto in questi anni, io un conto però è vederli e un conto è averli il concetto
è una domanda alla quale faccio fatica a risponderti. È una domanda alla quale faccio fatica a risponderti. Sì. Sì. Io circa un anno e mezzo fa ho cambiato questo telefono con un 3GS, sì, con un 6 Plus. Lei, Bollini, ha avuto una media di 18 partite di 1,27, la stessa media che ha avuto lei nell'ultimo campionato di Bari. Sì. Ma ci può almeno garantire una media superiore? Okay, ma come? Che ci mette al telefono, io avevo capito. Per te... La prestazione di la società. Io infatti ne avevo capito il telefono anch'io. Speriamo, insomma, è auspicabile, speriamo di poterlo fare. Vedremo se. Sì. Cercheremo sicuramente, proveremo sicuramente a fare meglio, ci mancherebbe, perché è chiaro che se vuoi fare qualcosa di più, questa media probabilmente la devi migliorare, certo. Grillo, cerchiamo la conclusione. Beh, adesso ripeto, questi due giorni che ci separano dalla partita, tre giorni, sono stati riempiti da colloqui. Comunque stamattina abbiamo già cominciato, da alcune situazioni tattiche, ma non è che possiamo entrare molto nel, anche perché la settimana va scemando, andando verso la partita si lavora un po' meno, solitamente si lavora un po' di più all'inizio. Sono tutte situazioni che io ho visto, che ho guardato, alle quali probabilmente dovremo correggere queste situazioni, lavorarci sopra, però ecco, ci vuole un pochino di tempo, ci vuole per entrare in questo tipo di discorso. Ma secondo me è una seconda punta o un rifinitore? Rosina, scusa, è una? Rosina è un giocatore. Per quello che io, Rosina l'ho avuto qualche anno fa a Torino. L'ho avuto poco perché poi l'abbiamo dato via in quanto aveva delle richieste importanti, credo che lui era andato in Russia, se non sbaglio. Esatto, era andato in Russia, sì. E Rosina, secondo me, è un giocatore di grandissima qualità che oggi anche per un... Sai, i giocatori hanno evoluzioni. A mio avviso è un trequartista, un giocatore che può giocare dietro le punte o dietro una punta, ci può giocare tranquillamente perché è un giocatore che se sta bene nelle gambe e nella testa alza molto il tasso qualitativo della squadra. Abbiamo qualche altro numero di espressione, vi chiedo di essere brevi nelle domande. Ruggero, quasi 8. Buongiorno. Buongiorno. Le faccio questa domanda, tolto un po' la media punti, nel carriera la media punti di 1,76 in Serie B. Parlando per assoluto, se dovesse mantenere la Salernitana che 65 punti, ritiene che sia una punta? Non lo so. Bisogna vedere come vanno gli altri, come vanno le altre. Bisogna vedere come vanno le altre, non lo so. Però questo campionato mister è un po' più basso. Ma sicuramente la cosa che risalta un po', parlo già delle posizioni. L'anno scorso, per esempio, quelle avanti erano già un po' cominciate a partire, era difficile poi andarle a riprendere. Mi riferisco in particolar modo al Verona, anche se poi nel finale quest'anno è tutto molto più vicino, per cui c'è sostanziale equilibrio. Sì, 8, sì, 8, non riusciamo mai. No, non l'ho fatta all'Atalanta, la prima esperienza Serie B l'ho fatta al Catania e poi al Perugia. Quella striscia là l'ho fatta col Perugia e non erano 10, credo che fossero addirittura 11, però era una storia. Il fattore campo, sì, ma quella striscia di partita non è che abbiamo vinto tutto in casa, abbiamo vinto anche fuori, perché se ne vinci 11 di fila, ne vinci un po' fuori e un po' in casa. Mazzarella, quasi 8. Buongiorno. Sì. Ma siamo anche lì probabilmente d'accordo con il direttore, stiamo cercando di migliorarci anche da questo punto di vista. Ora noi stamattina ci siamo allenati Volpe, che è una struttura comunque per poterci allenare, specialmente quando devi andare su campi sintetici come quello di Chiavari, è una struttura adeguata sulla quale ci si può allenare bene. Sì, 8. Sì. A Battipaglia? Quella che abbiamo visto ieri? No, Battipaglia. A Battipaglia mi hai detto?
No, guarda, noi abbiamo visto delle, ho visto quella dove ci siamo allenati, e poi ho visto l'altro, il Mary Rosy, no, e poi abbiamo visto un'altra cosa. Ora stiamo cercando di attrezzarci per organizzare bene tutto quanto il discorso logistico. È chiaro che non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, richiede anche questo qui una tempistica, e cercheremo comunque di accelerare un po' i tempi, d'accordo col direttore. Tallarino, le formazioni partono dal numero uno, oggi c'è un esame importante che riguarda Radunovic. Sì. Quali notizie arrivano dall'infermeria, e se ci fosse necessità di attendere, se lei ritiene che con Adamonis si possa, con la società, con l'altro portiere, se con chi è a disposizione si possa andare avanti, o si debba di nuovo intervenire? Ma no, io intanto vediamo quello che ci diranno il responso per quello che riguarda Radunovic. Poi Adamonis è un portiere, secondo me, io ragazzi stiamo parlando di un allenamento di un'oretta e mezza, per cui non è che con un'oretta e mezza riesco ad avere ben chiara la situazione, anche se chiaramente ho visto delle partite della Salernitana dove tra l'altro neanche giocava, però mi sembra un ragazzo all'altezza. Potenziale titolare, può giocare. Dobbiamo chiudere, chi era rimasto? Cioffi sì. che non aveva fatto neanche una domanda. Cioffi. Buongiorno. Crepi. No, sai che non ho sentito. Ma rappresenta per la carriera di questo passo? Ma... Scendere nel senso, perché la Serie B sta una categoria sotto la Serie A, che non era inteso scendere come un declassamento, era scendere perché è uno step che sta sotto, per cui no, per me non c'è nessun problema, se no avrei tranquillamente aspettato, e se anche non avessi trovato nulla, come può capitare, perché poi mica ha detto che io ringraziando Dio, 17 anni che alleno, non sono mai stato fermo, e neanche, è la seconda volta che subentro, non mi era neanche mai capitato di subentrare, perché avevo sempre trovato comunque già dall'inizio. Non è nessun tipo di declassamento, io vado molto sulle sensazioni a pelle, sul tipo di progetto, su quello che magari ti può trasmettere una proprietà quando ci vai a parlare, perché è molto importante anche quella. Mi piacciono un po' per natura sto tipo di piazze così, insomma, sono un po' più per il fuoco che per l'acqua, con i pro e i contro, ci mancherebbe, perché poi quando vai a lavorare in queste piazze qua devi prendere tutto, il pacchetto offre tutto, però preferisco una cosa del genere. Salerno ci ho giocato tante volte, so contro chi andavi a giocare, contro chi ti dovevi confrontare, perché oltre alla squadra lì c'è quel muro di persone, per cui sono cose che a me piacciono. Il discorso scendere era solo legato a un discorso di categoria, stai sotto alla Serie A. Bravissimo, anche perché poi si può scendere, ma non è detto che non si possa salire, quindi non era perché... Vessicchio, chiudiamo, perché dobbiamo liberare il mister, rimane il direttore. Dai. Vessicchio, mister, il modulo di riferimento? No, l'ho detto prima, non lo so, lo sto guardando in queste ore, insomma. Al momento non lo so, ora vediamo. Per me, per quello che ho fatto in carriera, per me è differente, possiamo giocare a... Grazie. Non lo so, ora vediamo. Devo vedere quanti saremo. Grazie. Adesso abbiamo dei problemi di dietro, perché mister. Bernardini è appena rientrato. Benvenuto, mister. Grazie. Sei stato abituato a lavorare con le proprietà, anche con Gaucci, Catania, sì. Perugia, sì. Ha lavorato con presidenti meccanici come Zamparini, e adesso conosce, lo dico, quali le non lo so, perché lo dico, io lo conosco da tanti anni, ma non abbiamo mai lavorato direttamente, quindi il presidente lo conosco bene, ci mancherebbe da tanto, però ora avremo modo di confrontarci quotidianamente più da vicino, perché ora sono un suo dipendente. Il primo, come ama lavorare con una rosa, cioè sì. Qual è la sua idea numericamente della rosa con cui poter lavorare, e poi per Paolo Marino stamattina l'ha definita una sorta di mazzone moderno. Pierpaolo sempre quello dice, ma sì, forse perché si riferisce chiaramente a me, per me è gratificante ed è un onore essere avvicinato ed accostato a Carlo Mazzone, perché intanto è una persona che stimo tantissimo, è una persona che conosco molto bene, ed è una persona che nel calcio ha lasciato una traccia super importante, per cui mi fa molto piacere che Pierpaolo mi accosti a Carlo Mazzone.
Poi altro ora vediamo, è chiaro oggi, ma numericamente è chiaro, le rose a volte se sono più snelle è meglio, però c'è anche da considerare che se ti capita quello che è capitato l'anno scorso, per esempio a me a Bari, allora è meglio avere una rosa più copiosa, perché l'anno scorso eravamo all'osso.